Buonasera a tutti. Devo dire che di solito quando faccio una classe a Zurigo non ho un gruppo che mi presenta come quelli qua da dietro. Mica male. Quanto costate se volete venire da me ogni volta? Possiamo avere il primo lucido, per favore? Credo che qua non devo convincere nessuno che abbiamo un problema di energia, che il futuro non può essere fossile, che dobbiamo trovare delle nuove soluzioni. La soluzione che io vedo e che credo tanti altri vedono come unica è l'intelligenza. Dobbiamo sostituire carburante con intelligenza, ragazzi. Vorrei farvi vedere un esempio come si può fare un piccolo coso che abbiamo fatto nel mio gruppo, ma vorrei veramente anche prima dire una cosa che mi è molto importante. Non sono italiano, ma vivo spesso in Italia, non ho mai visto un gruppo di gente così grande che si occupa così bene dell'ambiente, che è così responsabile. Sono veramente sorpreso, ma molto molto positivamente. Complimenti, andate avanti così. La seconda slide, per favore. Quello che vedete dietro a me è una roba molto molto disquietante. Oggi consumiamo una certa quantità di energia, non è importante di sapere il numero assoluto, ma quello che vedete è che fra 40-50 anni, se non facciamo niente, abbiamo bisogno del doppio di energia primaria nel nostro pianeta. Ci sono due ragioni. La prima ragione è che diventeremo un po' di più su questo pianeta, 6,5 miliardi andremo verso i 10 miliardi, ma non è la ragione più importante. La ragione più importante è che oggi non tutti hanno lo stesso lusso che voi ed io abbiamo. Energia è uguale a vita buona. Senza energia e senza tecnologia siamo dei schiavi. Dobbiamo lavare nel fiume, dobbiamo cercare legna per cucinare, dobbiamo portare l'acqua da chilometri. E ci sono più di 1 miliardo, quasi 2 miliardi di persone in questo pianeta che non hanno accesso all'energia elettrica. Non dimentichiamo questi, noi ne consumiamo tanta stasera, per un buon scopo naturalmente, ma tanti non hanno questo lusso, non dimentichiamo quelle persone là. La prossima, per favore. Vedete qua la capanna, la nuova capanna del Monte Rosa, 2883 metri sopra quota mare. Abbiamo fatto dal mio Politecnico una capanna che è quasi autosufficiente in energia, non lo è ancora del tutto. Ci stiamo lavorando là sopra. È un bellissimo esempio che l'abbiamo fatto per ispirare tanta altra gente di pensare in questi concetti, di lavorare a soluzioni intelligenti che non usavano tanto carburante. E vorrei farvi vedere adesso un piccolo filmato dove si vede come questa capanna è stata costruita. È molto divertente, perciò ho scelto di farvi vedere questo filmato. Possiamo avere il filmato, per favore? Tutto ha dovuto essere fatto con l'elicottero, non si è portato sui pannelli, tutto è stato volato su, immaginatevi quanta energia che c'era bisogno là. Abbiamo cominciato nel maggio 2009 con le fondamenta che vedete là, una ventina di persone che hanno vissuto là sopra per delle settimane, hanno veramente fatto tutta la loro vita attorno a questa capanna. Vedrete che devono essere abbastanza agili questi muratori. Guardate questo tipo qua, quasi quasi poteva andare al circo invece di essere un muratore, no? Il bellissimo Monte Cervino là da dietro, il Matterhorn. Qua i pannelli un po' più duri e vedrete che la natura è più forte dell'uomo, non dimentichiamo mai. Se c'è un po' di vento, lui può tirare quanto vuole, non ha nessuna possibilità. E ogni tanto devono anche usare un po' i utensili un po' meno fini per mettere le cose giuste. Ogni tanto si deve fare anche questo. Vedrete adesso il bellissimo glaciale, la capanna che comincia a crescere. Nel giugno abbiamo avuto molta fortuna, l'anno era molto buon tempo, hanno potuto costruire tutto l'anno senza pausa. Vedete qua adesso come è fatta dentro una capanna per un rifugio, tutto in legno,
molto confortevole da vivere dentro per una capanna, un'architettura bellissima. Le cose non devono solo essere buone, devono anche essere belle. La vita c'ha anche questo aspetto estetico che è molto importante. Qua vedete, si mette un piccolo pino quando si arriva alla massima quota, un segno che la capanna è quasi finita, ma non del tutto. Tanta elettronica, tanta informatica, tanti sensori. È molto importante che capiate che questo è il futuro. Dobbiamo diventare più intelligenti e questo ci aiuta con dei sistemi tecnici a esserlo. Qua è la capanna finita, la facciata solare e tutti i pannelli solari. Da dietro vedete il glaciale e qua ancora una volta da dentro questa fascia dove si entra con la scala, che il sole porta anche tanto calore nella capanna dentro. Se possiamo continuare coi lucidi, il prossimo per favore. Per chi non sappiano dove è la capanna del Monte Rosa, il massivo del Monte Rosa, là dove c'è quel rosso punto, è bellissimo, no? È proprio la frontiera fra la Svizzera e l'Italia, cioè di tutti e due i paesi, questo gioiello che vediamo là. Il prossimo, l'elettricità è fatta con dei pannelli solari, 80 metri quadrati, prossimo, il calore è fatto con dei pannelli solari, 60 metri quadrati, molto ben isolata la casa, il calore viene utilizzato molto bene, prossimo. Qua un importante aspetto, non solo l'energia diventerà una risorsa molto importante, ma anche l'acqua. C'è stato un altro oratore che l'ha già menzionato questo pomeriggio, l'acqua diventerà una cosa molto importante. La capanna crea e purifica la sua acqua essa stessa, cioè niente di sporco esce dalla capanna. La prossima per favore. Qua vedete queste bellissime immagini con i pannelli termici, la prossima, pannelli fotovoltaici alla notte, questo simbolo nelle Alpi, la prossima. Chi vede la capanna? Dov'è la capanna? Piccolissima. Quello che dobbiamo capire è che la natura è molto più forte di noi. Qua sotto è la capanna. La bellezza di questo progetto è la natura e non la capanna. Questo è veramente il dono che abbiamo. Prossima. Con questi ingredienti che vedete qua, sopra a sinistra le prognosi del tempo, le previsioni del tempo, sopra a destra le previsioni della gente che verrà nella capanna, sappiamo già 3 giorni avanti chi arriva, sotto la capanna e a destra un modello matematico, non fatevi pensieri, non andrò a spiegarvi cos'è, ma con un computer siamo capaci di predire cosa succederà nella capanna nei prossimi 3-4 giorni e con questo possiamo pianificare in un modo più intelligente l'uso dell'energia e con questo risparmiamo quella energia che non vogliamo usare, l'energia fossile, sostituendola con l'energia solare che possiamo invece utilizzare ad libitum, che non si spegnerà mai. La prossima. Forse vi domandate perché ho messo una bicicletta qua come ultimo lucido. Vorrei chiaramente dirvi un concetto importante. Il valore dell'energia è molto più importante del suo prezzo. Se voi dovreste guadagnare la vostra vita producendo energia elettrica meccanica, avreste più o meno una paga sui 6-7 cent, euro cent. Incredibile quanto poco costa la nostra energia. E vi dico che è bene che l'energia sia così buon mercato, perché ancora una volta energia e vita buona, solo se abbiamo sufficiente energia a nostra disposizione abbiamo una vita civile, abbiamo tempo per queste cose e non dobbiamo stare a casa a cercare legna. Però anche se costa poco dobbiamo renderci conto del valore dell'energia, è molto più grande il valore del suo prezzo. Non ho nessuna idea come farò mai come ingegnere a convincere la gente, una cosa sono convintissimo: se abbiamo una chance di fare qualcosa di sensato, siete voi. Non sono gli scienziati, non sono gli ingegneri, ma è il pubblico, la grande popolazione che deve cambiare la testa. Aiutatemi, aiutate Beppe Grillo, fate qualcosa di buono. Grazie mille per la vostra attenzione, buonanotte, arrivederci. Grazie, Fabio.